Pagellone della Serie A, 23esima giornata, prima parte. In occasione di questa settimana, che come vedrete è molto speciale per campo aperto e capirete poi il perché, non vi spoilerò nulla, ho pensato di svecchiare un pochino il format delle pagelle, seguendo il vostro consiglio, perché in tanti mi avete detto giustamente parlare di un solo giocatore per ogni squadra è abbastanza riduttivo. E allora, con oggi, nascono ufficialmente le pagelle 2.0 di campo aperto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Bologna. Bologna è più forte di Pesaro, cioè fondamentalmente questa partita ci ha rivelato questa sconcertante verità. La poteva chiudere prima, perché di fatto uno dei demeriti della squadra di Djordjevic è stato quello di non riuscire a chiuderla quando invece avrebbe potuto e dovuto, per non rischiare di poter far rientrare Pesaro in partita. Però Bologna era nettamente più forte di Pesaro. Rimane, per quanto mi riguarda, un dubbio che coinvolge Rio Chalmers, perché prima partita in campionato ci ha confermato come qualche idea, qualche lampo sia fondamentalmente di qualità e di livello superiore. Però da un punto di vista fisico ancora non ci siamo, e per quanto riguarda anche la convivenza con i Tony Taylor, i Kevin Martin, i Kevin Panther, i Pietro Radori, qualche dubbio sinceramente io ce l'ho ancora. Pesaro, non ha funzionato Lions, ma non è che non ha funzionato in questa partita nello specifico. Ha fatto anche delle cose buone, poi c'è stato l'episodio del fallo tecnico che di fatto ha chiuso la partita, però non mi interessa tanto questa partita, mi interessa di più l'inserimento di Lions in questa squadra. Io già di mio pensavo che fosse, e ve l'avevo anche detto, un doppione di Dominic Curtis. In realtà si è dimostrato un doppione di Dominic Curtis che ha avuto anche la colpa, tra virgolette involontaria per quanto riguarda lui nello specifico, di togliere anche completamente Curtis da questa squadra, che da quando è arrivato Lions, Curtis non si è più visto. Boniciolli ci ha aggiunto anche l'idea di far partire Blackmon dalla panchina, che di fatto ha tolto anche la pericolosità offensiva di Blackmon almeno per i primi due quarti. Questi sono tutti degli stratagemmi, delle tecniche, dei tentativi che squadre che giocano insieme da tanti anni, da tanto tempo, che si conoscono e che quindi sono anche conosciute dagli avversari, possono tentare, possono provare per sparigliare un po' le carte. Ma Pesaro, secondo me, non è ora nella condizione di fare questo tipo di tentativi. Cioè, Blackmon deve stare in campo, tirare, giocare e punto e basta. Ecco. Non ci si poteva aspettare tanto di più da questa partita. Ora si sta cercando un'ala per sostituire Murray e Shashkov, diciamo. Però io cercherei di evitare l'errore fatto con Lions. Cioè, aggiungere tanto per aggiungere non serve a nulla. Se puoi prendere i Tony Mitchell o i Darius Johnson Odom, ok. Altrimenti, avanti così. Venezia. Uno dei giocatori secondo me più sottovalutati di tutto il campionato è Mitchell Watt, perché già dalla prima esperienza italiana con Caserta si era capito che, con tutto il rispetto per quella Caserta, ma Watt era un giocatore di un altro livello. Poi quando è arrivato a Venezia, Venezia ha continuato nel corso dei mesi, degli anni, a comprare altri centri, perché aveva questa idea che Watt doveva essere un giocatore dalla panchina, una riserva di assoluto livello, ma una riserva. E invece, con l'andare delle giornate, con l'andare delle settimane e dei mesi, Mitchell Watt si sta rivelando non soltanto un titolare, ma anche uno dei centri più forti del campionato, perché tecnicamente è un gradino sopra a quasi tutti gli altri centri. Atleticamente non va sotto con nessuno e soprattutto ha una costanza di rendimento di domenica in domenica che sinceramente certe volte fa anche un po' impressione. Stavolta giocava contro Udanò, che era uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato,
eppure non l'ha proprio neanche visto. Aggiungo, che mi ero scordato, che l'innesto di Kennedy non è soltanto una sostituzione di Washington, ma di fatto rappresenta un innesto, un'aggiunta vera e propria, perché Washington, a prescindere dal valore del giocatore, di fatto Venezia quest'anno non ce l'ha mai avuto, ha giocato poche partite e non era assolutamente sui suoi livelli. Quindi a questa Venezia che abbiamo visto fino ad ora aggiungiamo Kennedy, un pensierino ce lo farei. Avellino, non hanno funzionato né Caleb Green e né Kiefer Sykes. Aggiungi questo alle assenze dei vari Patrick Young, Amadi Ndiaye, Nichols, lo stesso Costello, che non si è capito neanche se tornerà oppure no in questa stagione, è normale che contro Venezia non ce la puoi fare, specialmente perché Venezia è stata intelligente a martellare il pallone sotto canestro da Mitchell Watt, dove Avellino non aveva proprio un corpo da mettergli contro. La speranza, per quel che riguarda la Scandone, è che questa infermeria cominci a svuotarsi, ma cominci anche a svuotarsi in tempi brevi e soprattutto con risultati duraturi. Non è che un giocatore ti torna per una giornata e poi rista fuori altri 3 mesi, perché se no diventa difficile. Mancava anche Figlioi. Cantù, non pervenuta, è stato proprio l'approccio caratteriale, emotivo alla partita che non c'è stato. Di fatto la squadra di Brienza non ha neanche mai lontanamente provato a impensierire Trieste, ed è una cosa abbastanza inusuale per quella che è stata la Cantù delle ultime giornate, ma in generale direi quasi di tutto l'anno. Jefferson abbastanza incolore, Tony Carr 0 punti, totalmente irriconoscibile, Gaines che di fatto ha giocato metà partita perché poi nella seconda ha giocato per Trieste, le speranze non c'erano. Un passaggio a vuoto ci sta, non è nessunissimo problema. Sarà interessante vedere le prossime giornate per capire se davvero è stata una giornata storta, legittima, o se c'è qualcosa in più. Trieste. Trieste va capita, nel senso che se te ti aspetti la classica neopromossa con un roster striminzito, ambizioni di salvezza, tanti americani, quasi tutti rookie alla prima esperienza in Italia, e poi vai a vedere Trieste e non ti ci ritrovi. Trieste ha una cooperativa di talenti, nel senso che non c'è la stella, ma c'è un gruppo abbastanza unito, abbastanza strutturato, in cui tutti lavorano per tutti, un progetto anche abbastanza ambizioso, soprattutto in termini di lungimiranza e di sguardo rivolto verso il futuro. Io credo che sia una delle realtà, almeno così vista da fuori, più solide del nostro campionato. Una realtà che non mi stupirei se dovesse riuscire a confermare anche tanti di questi giocatori per la passata stagione. Ripeto, società e situazione tra le più serie della Serie A. Torino. Non c'è molto da dire, cioè nella situazione di classifica dell'Auxilium, se hai un primo quarto, una partenza in generale come quella che hai avuto contro Brescia in questa giornata e poi comunque nonostante tutto riesci a trovare il modo di perdere, rischi veramente la retrocessione, ma non è che lo dico io, lo dice la classifica, lo dice le facce dei giocatori, poi dice che io mi accanisco sempre coi soliti, ma Jamil Wilson, 3 punti. Brescia, la partita di Hamilton è il simbolo perfetto della stagione di Brescia, al netto dei commenti sui video che avrebbe guardato prima della partita sul barba, perché vabbè, lasciamo perdere. Hamilton è un giocatore che quando c'è, quando attacca, è da 11 su 16 da 3 punti e 33 punti. È anche un giocatore che però quando stacca non lo puoi vedere in campo, e Brescia quest'anno è esattamente questo tipo di squadra. Quando attacca la spina, la corrente, è una squadra da playoff, ma secondo me, io non vorrei esagerare, da semifinale scudetto. Quando stacca la spina però
una squadra quasi da lotta per la retrocessione. Alla fine della fiera bisognerà vedere quante volte sarà riuscita a attaccare e quante volte avrà staccato.